angeli di William Blake sono una visione diafana, sospesa nel tempo e nello spazio. Figlio di un commerciante di calze, William Blake ebbe fin dall'infanzia delle visioni che influenzarono il suo rapporto sia con la pittura che con la poesia e che caratterizzano la sua profetica personalità di artista. L'angelo che appare a San Sebastiano nella versione di Moreau diventa un'immagine mistica fatta di colori e priva di contorni precisi. La tensione spirituale e la ricerca del bello ideale che animarono l'opera di Moreau si tradussero in complessità dell'invenzione compositiva e interpretazione ermetica dei soggetti. Lo stile di Edward Burne-Jones è inconfondibile. Le sue figure rispecchiano un ideale ben preciso che riflette i suoi studi sulla tradizione artistica italiana. Pittore, illustratore e designer inglese, Burne-Jones è una figura chiave della seconda fase del preraffaellitismo. L'angelo di Franz von Stuck è una figura potente, con due possenti ali e una spada infuocata, pronta a colpire. Come molte altre immagini realizzate dall'artista romantico, anche questa ci incute una certa soggezione. È un'immagine che rispecchia la terribile potenza e bellezza di un angelo. Gli angeli che circondano questa vergine con bambino sono la perfetta incarnazione dello stereotipo angelico, vestiti di bianco e oro, capelli biondi e tratti androgini. Potrebbero tranquillamente figurare su un qualsiasi santino distribuito dal parroco di una chiesa. Tiepolo ha trattato questo argomento in precedenza in una delle scene degli affreschi del Palazzo Patriarcale di Udine. Abramo accoglie tre viandanti, ignaro che siano angeli, e questi gli annunciano che la moglie Sara, entro un anno, partorirà il loro primo figlio. Quest'opera mostra un angelo che sembra stia per allontanarsi da qualcosa che sta fissando. I suoi occhi sono fermi, la sua bocca è aperta, le ali sono spalancate. L'angelo vorrebbe rimanere, ma una tempesta soffia dal paradiso con una tale violenza che lo spinge via. Questa tempesta forse è ciò che chiamiamo progresso. Considerato un lavoro giovanile di Orazio Gentileschi, La tela mostra un noto episodio del racconto di Tommaso da Celano sulla vita di San Francesco. Il soggetto era piuttosto popolare e fu realizzato dall'artista in altre due versioni. L'angelo di Orazio ha una presenza fisica ben definita, sorregge, aiuta e abbraccia Francesco. In una loggia di colonne e archi, l'angelo appare a Maria. Mostrato di profilo, occupa la maggior parte del dipinto. Dice alla Vergine: "Lo Spirito Santo verrà su di te e il potere del più alto ti metterà in ombra." Lei, calma, con una colomba che svolazza sopra la sua testa, risponde: "Ecco la serva del Signore, sia per me secondo la tua parola." Un intrico di persone e forme si offre al nostro sguardo, emergendo da profondità lontane, in un alone di luce. I mostri vengono lanciati sulla terra come un'onda che si infrange. Gli angeli li combattono, guidati da San Michele nella sua armatura d'oro. Il conflitto dell'arcangelo con gli angeli caduti è descritto nel libro dell'Apocalisse ed è stato spesso illustrato dal Medioevo in poi. Ti è piaciuto? Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!